Credo che sia una tappa fondamentale della storia della pittura, questo fenomeno, diciamo, Kazuki, perché in un'era dove imperversa il digitale, vedere che la pittura ancora riesce a sfidare queste nuove tecnologie, a competere, è un valore aggiunto che ha l'opera di Kazuki. You had sold out in the United States, and now your artworks are sold out again in Italy. What do you think and imagine to be, let's say, the final destination of your artworks? お客さんに喜んでもらえる作品、そういったものを作りたい。僕の生涯かけてお客さんの期待に応えられる作品をお客さんたちに来て。期待に応えられる作品、世の中の歴史とかに生涯ずっと残せるような作品を作ることが僕の最終目標です。Finalmente è arrivato Kazuki Takamatsu nella tua collezione. È arrivato a Roma, è arrivato a casa mia, è particolare vederlo dal vivo, completamente diverso da quello che uno si possa immaginare. Ci ho visto un po' di riservatezza, malinconia, una certa eleganza. È un artista bianco e nero, forse proprio per quello, un po' diverso dalla corrente che rappresenta. È un immaginario, come sai, ricchissimo, no? di riferimenti. È originale, sì, originale. È originale. È originale come tipo, non vedo l'ora di conoscerlo di persona. すごく楽しみです。自分の作品持っていただけることをもう本当に何よりも嬉しいです。Effetto dal vivo sì è una diciamo un'evidente realizzazione tradizionale pittorica che conclude un anello che passa dalla tecnologia dal digitale quindi evidentemente un'elaborazione che finisce il suo percorso. Una figurazione, quella di Kazuki, che è chiaro si lega al manga. Il manga è un fenomeno sociale, possiamo dire. Questo tipo di figurazione che sicuramente ha cambiato e cambierà un certo tipo di linguaggio visivo.